Voice, e non stiamo parlando di Frank Sinatra, ovviamente, no? No, no. Ovviamente no, stiamo parlando dell'apertura di un centro contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere a Pontedera, ma di riferimento per tutta la Valtera, uno sportello quindi di ascolto, consulenza e sostegno per tutte quelle persone, soprattutto che hanno vissuto discriminazioni e episodi di violenza e intolleranza rispetto al loro orientamento sessuale o alla loro identità di genere. Aprirà a Pontedera con un finanziamento dell'UNAR, quindi con la presidenza, con finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un progetto presentato da ARCI in partenariato con il Comune di Pontedera e con l'Unione dei Comuni della Valtera. Lo sportello sarà aperto tutti i pomeriggi presso uno degli spazi del centro Poliedro, quindi in centro a Pontedera, vicino al villaggio scolastico, perché un target a noi caro è quello chiaramente dei giovani, degli adolescenti che vivono e soffrono discriminazioni e atti di bullismo e violenza legati proprio all'identità di genere e all'orientamento sessuale. Si sono verificati anche a Pontedera episodi? Sì, si sono verificati, chiaramente alcuni emergono, altri no, ma soprattutto nel momento in cui si verificano poi è difficile trovare spazi, luoghi e persone disposti a dare una mano non solo al ragazzo, alla ragazza vittima, ma anche al contesto dei compagni, alla famiglia, al contesto classe. Quindi la nostra idea è quella, come dire, di supportare non solo la vittima, ma anche, come dire, l'intero sistema. Tema attuale assolutamente, per certi versi, ahimè, dibattuto, visto l'apparizione di alcuni messaggi manifesti. Esattamente, come dire, sembra una casualità, lo è effettivamente, però giusto domenica, insomma, abbiamo assistito all'apparizione, insomma, di questi manifesti che, grazie alla segnalazione dei cittadini, alle nostre segnalazioni, grazie al Comune di Pontedera, sono già stati rimossi. Sono chiaramente un messaggio discriminatorio verso giovani, ragazzi e ragazze, bambini e bambini che chiaramente hanno, come dire, un percorso davanti e quindi la possibilità di essere ciò che vogliono. Insomma, sono passati i tempi del Savonarola, da almeno 500 anni, via. Sì, direi di sì.